È stata la grande signora dell'editoria, a fianco a Gian Giacomo Feltrinelli, suo marito. Lui però nel 1972 muore in un tragico incidente, convinto che la rivoluzione si dovesse fare attraverso gesti folli, così che nella campagna di Segrate esplode nel tentativo di mettere una bomba su un traliccio dell'Eni. Possiamo dire che la vita di Inge Feltrinelli sembra essere stata intrecciata proprio da una trama di un grande romanzo del Novecento. Quando nasce nella Bassa Sassonia era il 1930, gli anni terribili, quelli di Hitler, e lei, che era per metà di origine ebraica da parte di padre, viene salvata dalla mamma, ma fu costretta ad abbandonare a 14 anni la scuola. E così la piccola Inge leggeva e divorava i libri sotto le lenzuola la notte. Non posso dormire la sera senza un libro sotto il cuscino. Era già una fotoreporter affermata quando nel 1958 incontra Gian Giacomo Feltrinelli. Si era fatta già conoscere per aver fotografato Picasso, Hemingway, Gary Cooper, Greta Garbo. Lei era bellissima, lui un editore miliardario. Quando arriva in Italia erano gli anni 60 e allora portò con sé un pezzo di mondo. Trasformò infatti la casa editrice in un laboratorio di rivoluzione e utopie, luogo in cui sono passati Thomas Mann, Albert Einstein e mezza letteratura mondiale. E dopo la tragica morte del marito, non ne ha avuti altri. Ha sempre dichiarato che l'unico grande amore è stato solo lui. E per più di 45 anni è stata uno dei pochi pilastri dell'editoria italiana. Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo novembre. Se n'è andata in punta di piedi, con la sua solita grazia. Ed è così che oggi le testate giornalistiche sul web titolano la sua scomparsa, la regina dei libri.